Bidi boom, tada bam, shada fa. Ele piti pu, ele piti pa. Bidi boom, tada bam, shada fa. Ele piti pu, 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 pu. Bidi boom, tada bam, shada fa. Ele piti pu, ele piti pa. Bidi boom, tada bam, shada fa. Ele piti pu, pu, pu. Intanto vi ringrazio per essere venuti da ogni confine attraverso nebbie padane e la stanchezza anche di un periodo molto lungo di attività che abbiamo voluto riprendere oggi con un'iniziativa di grandissimo interesse soprattutto per le persone che abbiamo invitato e che sono tutte qui con noi. Noi abbiamo pensato di descrivere un po' il vuoto di questa generazione che è nata sostanzialmente dopo il 1965. La risposta che diamo è la risposta alla domanda come votano gli elettori in base all'età. Capire come dare senso e rappresentanza a questo insieme di questioni che abbiamo voluto sollevare e che ci pare siano ancora lontane da una soluzione. Radicamento nel territorio, perché la banda larga arriva più radicata di così, è velocissima. Il motto è: la felicità è reale solo se è condivisa. Abbiamo preso spunto da quello che probabilmente utilizzate tutti voi come social network e Facebook, cercando di filtrarlo sulle attenzioni che lo interessano. Non è direttamente legato al Partito Democratico, ma ai democratici di questo paese. L'obiettivo qual è? Vuole innanzitutto mettere in modo orizzontale in contatto le persone che fanno all'interno o all'esterno del Partito Democratico attività politica, ma anche di, come dire, passione civile. Sostenibile è un progetto fatto di carne e di web. Noi vorremmo un pezzettino che è fatto di informazioni, di notizie, di ricerche che noi pubblichiamo e poi notizie di movimento, cioè di carne che si muove, di gente che si muove, di donne che si muovono, di ragazze, di ragazzi. A noi serve che voi cerchiate questa cosa e poniate delle vostre cose su questo blog. Questa è la parte di web. La parte di carne è che questa cosa deve produrre attività sul territorio. Ho una borsa piena di piccoli per articoli incomprensibili, non capirete mai. È una proposta, non è solo mia, è nata da diverse persone, è Creative Commons, cerca di virtuosi, ad esempio avete sicuramente sentito di chi ha inventato le dopari, anche perché qua, o di Luino, dove si stanno facendo delle consultazioni con la popolazione relativamente alla costruzione o meno del muro sul lago, o il circolo famoso dove hanno messo in piedi un sistema di baby parking per i papà e le mamme che dovevano andare alla riunione e che non sapevano dove sistemare i figli e non avevano le nonne dove lasciarle. Giovanotto, sei un buon precario, sei un buon precario. Una quarantina di piazze, presidi che hanno praticamente distribuito volantini, fornito informazioni semplici, per esempio sulle conseguenze di questo decreto sul processo breve, slogan altrettanto semplici, non c'è solo lui. Insomma, un'iniziativa tutto sommato semplice, lo ripeto, che si muove dal web, che raccoglie consenso attraverso il web e soprattutto crea la sensazione di una presenza sul territorio di un partito che poi alla fine non è distante. Questo è, secondo me, il messaggio fondamentale che noi dobbiamo che voglio lasciarvi. E poi c'è una frase bellissima tratta dall'ultimo album di Elio e le Storie Tese, che sono l'unico vero riferimento ideologico dei progetti che presentiamo quest'oggi,
che dice: come un ruscello che scorre tra i monti e le valli, questa mia vita se ne va. Quanto è bella la gioventù, ma all'improvviso sei vecchissimo.